Buonasera a tutti, ben arrivati a questo terzo webinar. Oggi parliamo di come coinvolgere gli studenti nella didattica online e quindi daremo qualche suggerimento qualche suggerimento, in un'ora non possiamo fare tantissimo, però ecco, qualche idea buona spero che possa venirvi da questa presentazione. Quindi parliamo delle attività collaborative in tempi di didattica a distanza. Quindi vediamo un po' di cosa parleremo. Parliamo di creazione di attività interessanti e coinvolgenti. Quindi parleremo anche di qualche app, magari un po' diversa dal solito, da quelle che girano tanto. E poi, su vostra richiesta durante il webinar precedente, quello sulla valutazione, parleremo un pochino delle regole del cooperative learning, cioè della collaborazione tra gli studenti. Alcune piccole regole, c'è cioè tutta una teoria didattica dietro al cooperative learning, però qualche piccolo spunto schematico lo potremo dire. E poi, come sempre, elementi di flipped classroom e gamification. Iniziamo subito ormai chi mi ha già seguito sa che per la didattica a distanza non basta fare la video lezione. Adesso i nostri studenti cominciano a essere stanchi. Scusate, non mi sono neanche presentata per chi magari è la prima volta che si collega ai miei webinar. Sono Flavia Giannoli e insegno alla secondaria di secondo grado, insegno matematica e fisica. All'inizio c'era la novità, i miei ragazzi sono grandi, quindi erano pieni di forze. Adesso li comincio a vedere un pochino stanchi. Quindi non basta fare video lezioni, ma bisogna intanto creare un ambiente di apprendimento. Quindi scegliere la piattaforma di riferimento, creare un buon sistema di comunicazione, avere un repository dove loro possano trovare tutti i documenti che a loro servono e dove possono tenere i documenti condivisi che possono creare nel lavoro creativo. Collaborativo e poi curare lo streaming. Di questi argomenti abbiamo già un po' parlato e invece oggi ci focalizziamo sul quinto punto. È un Google Classroom, un bellissimo ambiente di apprendimento vuoto e poco vivo, sicuramente non attira, diciamo, l'impegno dei nostri ragazzi o bambini, soprattutto i piccoli. Attività coinvolgenti. Le piattaforme integrate per la scuola, per esempio Google Suite al piano inferiore e Office 365 Teams di Microsoft, sono le due piattaforme integrate, per la scuola. Quindi prevedono, ho preso queste immagini perché prevedono proprio, qui vediamo Classroom per Microsoft Teams, e poi tutte le icone dei vari documenti. Quindi creare documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, avere Google Drive, il repository di tutti i documenti, ripeto, sia quelli che noi insegnanti forniamo, sia quelli che i ragazzi producono in maniera collaborativa a più mani. In questo Google Drive è unico. Si può lavorare insieme contemporaneamente su uno stesso documento. Poi avete la sigla di Meet, poi questo è Google Moduli per creare questionari o test, e poi naturalmente c'è bisogno per le comunicazioni di un calendario della email e comunque Classroom ha anche molti altri modi di fare comunicazione. Analogamente funziona con Team, con la piattaforma di Microsoft, che ha altre differenze, fra cui OneNote, il quaderno collaborativo di cui parleremo, e è leggermente diversa, ma comunque una piattaforma completa, sicura e quant'altro. Ora vi
Vi faccio vedere, questo è di Microsoft, quindi è un software sul punto di vista della privacy utilizzabile con tranquillità. Bisogna selezionare alcune regole della privacy e poi possiamo essere sicuri. Si chiama Flipgrid. Serve, e lo sto sperimentando proprio adesso, serve a dar voce agli studenti. In che senso? L'insegnante introduce un argomento che si chiama topic in inglese e condivide l'URL, anche il QR code, quei codici a quadrettini bianchi e neri, quindi può essere interessante, e condivide appunto il link con i propri alunni attraverso questo sito della griglia. Quello che è importante è che si accede alla griglia Flipgrid tramite l'account della scuola, sia con Classroom sia con Meet. Quindi chi ha Classroom, per esempio nella mia scuola c'è Classroom, può assegnare direttamente cioè da Flipgrid, passando per il proprio account di Classroom della scuola, ai propri alunni. Quindi rimane un compito interno, okay? Sono stati molto bravi a prevedere appunto questa modalità piuttosto sicura. Anche per i più piccoli potrebbe andare bene. Che cosa succede? Gli studenti rispondono con un video. Con i più piccoli magari c'è da vedere come si può realizzare, però sicuramente ciò consente loro di rispondere alle domande, di dare il proprio parere. Tante volte durante le video lezioni non c'è modo di far parlare tutti, soprattutto nelle classi numerose. Per cui per impegnarli maggiormente gli si può assegnare la domanda e poi far loro rispondere tramite questa griglia. Che cosa viene fuori utilizzando questo Flipgrid? Allora, intanto questi sono i dettagli della griglia. Questa è la mia seconda F che ha appena cominciato. Quindi c'è un solo topic, quello di prova. Quello di prova c'è una sigla numerica, c'è la possibilità appunto di condividere e una volta che l'insegnante ha segnato il topic, ecco, compare, qui abbiamo i dettagli dell'assegnazione che facciamo, in questo caso era una pura presentazione perché volevo che loro si presentassero e come scusa ho preso parlatemi della didattica a distanza, qual è la vostra opinione per ingaggiarli un pochettino. Come vedete, poi ho avuto tutte le varie risposte. Qui scusate, ma ovviamente ho messo le etichette sopra ai nomi e ai visi dei ragazzi, perché questa è proprio della mia classe. E loro hanno, ecco, appena questo è il punto di vista dell'insegnante, ok? Quindi è la mia dashboard in cui c'è la consegna e tutto. I video consegnati. Quello che appare invece a loro è la seguente, torno indietro, scusate, perché ecco, è questa immagine, questa è l'immagine con tutti i video prodotti dagli alunni. Tra l'altro si può anche mandare in visione alle famiglie, magari per i più piccoli può essere una cosa interessante. Scusate questo andare e venire di slide. Quindi effettivamente è un ambiente sicuro, abbastanza cioè sicuro per chi ha ovviamente Classroom o Meet o Team, scusate, e per rimanere all'interno dell'ambiente d'apprendimento. Altrimenti chi non avesse queste due possibilità a scuola può tranquillamente iscrivere i propri alunni dentro al Flipgrid e creare lui stesso, l'insegnante, le classi necessarie. Ok? Scusate, ci sono domande su questo Flipgrid? È qualcosa di interessante. Vedo che vi può piacere, è abbastanza facile da utilizzare, come sempre si chiama Flipgrid,
E come sempre cerchiamo su YouTube i tutorial scrivendo bene ITA, così troviamo i tutorial in italiano. Ce ne sono diversi anche piuttosto buoni. Ok? Io l'ho trovata una bella idea e ho avuto il coraggio di cominciare a usarlo. Devo dire che i ragazzi l'hanno presa bene. Allora sì, Alessandra, serve l'autorizzazione dei genitori, ma ricordiamo che è già stato detto più volte che questa autorizzazione, dalle autorità, non da me, naturalmente, che questa autorizzazione è già stata data all'inizio dell'anno. Okay? L'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è se qualche genitore non ha permesso che il proprio figlio potesse essere ripreso nelle attività didattiche. Sono casi rarissimi, però ecco, in questo caso non possiamo chiedere al ragazzo, alla ragazza, al bambino, alla bambina di produrre un video. Sì, questo è vero. Ma l'autorizzazione è valida quella all'inizio dell'anno per tutte le attività didattiche. Non dobbiamo stare sempre a richiedere ogni strumento nuovo, perché lo strumento è, diciamo, approvato dalla scuola. Certo, parlatene col dirigente, ovviamente, però ecco, questo è uno strumento che mi sento di dire che è piuttosto sicuro. Lo devono entrare con l'account della scuola, quindi anche i più piccoli, quelli che non hanno la email, quelli sotto i 14 anni, quindi parliamo di secondaria di primo grado e tanto più di primaria, entrano con l'account della scuola, non con una loro email personale. Okay. Questo sempre se abbiamo Classroom o Teams. Un altro modo di far parlare i ragazzi. Senza account, non si, beh no, se vogliamo l'ambiente protetto, Silvia, no, dobbiamo per forza avere l'account della scuola. Se invece voi cioè non si entra nella griglia della professoressa XY, della maestra Giuseppina o altre cose, ok? Questo è. Attenzione, bisogna fare il settaggio opportuno appunto nel tutorial vi fanno anche vedere come, ma non fanno scaricare, no, non fanno scaricare nessuna estensione. Si va sul sito Flipgrid, lì l'insegnante produce lì il topic, quello che abbiamo visto, e poi c'è, aspettate che torno indietro alla slide giusta. Ecco, qui in alto c'è Share, ok? Questo è lo Share, non si legge bene, ma in questo bottoncino blu c'è scritto Share, e se io lo premo e il topic cioè l'argomento l'ho appena creato, mi permette di fare Share dove? Dentro a Classroom, ok? Oppure si può fare lo Share tramite un link, ma io lo posso assegnare come compito dentro a Classroom. Personalmente l'ultimo che ho fatto l'ho assegnato come domanda, in maniera che c'è una domanda e loro rispondono a questa domanda, ok? E quindi prove scritte di matematica e attenzione, io insegno matematica e le prove scritte di matematica sono un bel problema, però non ne parliamo oggi, non faccio in tempo a parlare di questo. E ci saranno successive occasioni, anzi lo anticipo adesso, con Wikiscuola abbiamo pensato di creare un corso contenitore di un pochino tutti quei cinque aspetti che vi ho appena nominato. Okay? E lì appunto c'è modo di entrare in più particolari, anche di vedere i tutorial in primo piano, già selezionati, eccetera, eccetera. Quindi ci ritorniamo, ma non ne parlo adesso. C'è modo, ci sono almeno due di modi, con Drive è abbastanza facile, se invece si usano altre piattaforme, non bisogna ricorrere a, a, letto, a, a cioè si può leggere tramite Chrome, solo tramite Chrome. C'è una. Un'estensione di Chrome che si chiama Adobe Acrobat,
Okay, che è quello del reader, anche quello appunto in questo momento non lo possiamo vedere, però ecco, è possibile usare l'estensione di Chrome per aggiungere delle scritte sopra ai documenti aperti dentro Chrome, ai documenti PDF aperti dentro Chrome, non dentro Google Drive, ma anche solo dentro al browser. Quindi parlavamo un altro modo di dare voce agli studenti per permetter loro di esprimersi, di non rimanere lì nell'angolino a sentirci per tanto tempo senza parlare perché magari non hanno il coraggio di premere il microfono e intervenire. Padlet, ne abbiamo già parlato. Allora, Padlet è una bacheca online. Vado un po' veloce o dobbiamo definirla meglio? È una bacheca online che permette appunto di creare, anche questa basta solo dare il link della bacheca, non c'è bisogno di iscrizione. E qui vedete, è veramente una bacheca un po' ristretta, questa è una bacheca a cui sempre a un'altra classe di miei alunni ho chiesto di esprimersi, di fare un'analisi SWOT. Quella che è pregi, difetti, opportunità e pericoli. Ok, questa è una terza, quindi fanno anche scuola lavoro, queste cose è bene che questi strumenti tipo analisi SWOT è bene che comincino a utilizzarli e hanno scritto opportunità, problematiche possibili, devo dire con tanta maturità e con tanta accuratezza. Poi abbiamo scelto appunto i post su questa bacheca online che si mettono solo cliccando sulla bacheca. Noi insegnanti la mettiamo disponibile con link, ok? Quindi con il nome della bacheca, i ragazzi vanno sulla bacheca e possono attaccare i loro post. Ok, ovviamente chi ha il link può andarci, quindi bisogna essere accurati nello spiegare, ragazzi, tenetevelo per voi. Ok? Quindi abbiamo questa possibilità di usare la bacheca tipo blog. Loro cliccano due volte sopra la bacheca e si crea un nuovo post. Come vedete, sono stati molto abbondanti nelle loro riflessioni. A questi post è possibile, si vede poco, forse che sono piccolini, aggiungere un cuoricino o una stellina, una, due, tre, quattro, cinque stelline, oppure mettere il like del cuoricino. E quindi è un qualcosa anche di sociale, visto che dobbiamo valutare la loro partecipazione. Allora, sì. Chi ha avuto modo di collegarsi solo un pochino in ritardo, comunque questo webinar sarà registrato. Quindi la prima parte, abbiamo parlato di Flipgrid, ora stiamo parlando invece di una bacheca per dar voce sempre agli studenti. Ok? Quindi questo modo di blog fa sì che loro interagiscano, leggano i commenti degli altri, molti di questi post, questi che vi sto mostrando, sono anche in risposta ad altri post degli altri ragazzi. Questa è la forma blog, quindi i post sono tutti ordinati e tutti sequenziali. Invece qui a lato avete la forma del Padlet, questo non è per fargli esprimere, ma è per far vedere una bacheca online che può essere utilizzata. Questa è un po' disordinata in questo momento, ma era la bacheca della logica, quindi le frasi, l'implicazione, se, allora, oppure se, solo se. Quindi questi cartoncini sono pezzi di frase che andavano ricomposti a seconda delle richieste online che potevo far loro. Quindi loro potevano cliccare sopra al cartoncino, diciamo al post, erano liberi questi post, e potevano ricomporre o scrivere addirittura delle frasi loro creando il post. Tutti questi cartoncini bianchi sono piccoli post. Quindi ecco, anche una bacheca online, una semplicissima bacheca online può essere molto utile. Non ho messo altri esempi, però chiaramente per il brainstorming si fa una domanda, si possono mettere tutti i post sulla bacheca e poi raggrupparli e creare una mappa concettuale. Ok? Quindi anche una bacheca online dopo la possibilità di far parlare tramite addirittura la griglia video, anche la mappa online è più, diciamo,
diciamo, easy, probabilmente anche per loro da essere usata, però è sicuramente una bella modalità di utilizzo. Quindi adesso passiamo, questa slide chi mi conosce sa che l'amo molto, passiamo al lavoro collaborativo. Finora abbiamo dato loro voce, modalità, quindi di rendere un pochino più interattive le lezioni, anche solo lasciando spazi per poter parlare. Ok? È un lavoro, ricomporre la frase, sì, è un lavoro di matematica, è un compito di matematica, invece che farglielo fare sul quaderno, gliel'ho fatto fare sul Padlet. Ok? È tutto lì. È un lavoro assegnato, un compito che avevo assegnato e ne abbiamo potuto parlare anche vedendo, sbagliando, qualcuno costruiva in un modo, magari non era la frase corretta. Adesso passiamo a qualcosa di più impegnativo e visto che io credo molto nel lavoro, nel lavoro delle mappe mentali, per riordinare le idee, per approfondire il proprio apprendimento, l'ho messe dopo il Padlet. Nel Padlet facciamo un brainstorming o mettiamo tante idee e poi le ricomponiamo utilizzando delle mappe mentali. Questa slide è, diciamo, forse qualcuno l'ha già vista, le mappe che farò vedere no. Sono due Mindomo è molto famoso e anche Mind Master è abbastanza famoso, permettono molte, hanno molte funzionalità, non è solo la creazione di mappa, ma anche la condivisione, la possibilità. Io uso Mind Master, però anche Mindomo ne ha tante di possibilità. E con Mind Master, Mind Meister, credo che sia in tedesco. E con Master, lo chiamo così, scusatemi, si possono anche creare delle slide animate, cioè passare da un punto all'altro come se fosse una animazione di una presentazione. Meister, grazie Antonio, grazie mille. Meister, è tedesco allora. Allora, ecco qua, questo è un altro tipo, ho espanso un pochino questa possibilità, soprattutto per chi insegna programmazione, diagrammi di flusso, pensieri computazionali, questo Lucidchart è uno strumento di Google, di Drive, ok? Quando andiamo a fare, crea nuovo file, abbiamo tutta la possibilità di scegliere quelli che abbiamo già visto, un modulo, un documento di testo, un foglio di calcolo, eccetera. Andando sotto e facendo venire in evidenza tutte le possibilità, ce ne sono tantissime anche per il disegno, eccetera. Lucidchart serve per creare mappe, però molto, cioè più che altro sono diagrammi. Ovviamente posso creare la mappa che voglio, però ecco, se vedete anche la possibilità di scelta qui sulla sinistra, avete ce ne sono tantissime, questa è solo una piccola parte, si possono colorare o quant'altro. Ecco, per creare pensiero computazionale è uno strumento molto buono. Fra l'altro crea dei documenti che automaticamente sono caricati dentro a Drive, quindi se usiamo Drive come repository o se addirittura abbiamo Classroom, i ragazzi si ritrovano tutti i loro lavori direttamente nello stesso ambiente. Ok? E questo può essere interessante. Andiamo a vedere qualche esempio di MindMaster. MindMaster e Mindomo hanno una parte gratuita e una parte a pagamento. Già la parte gratuita però ha tantissime, diciamo, risorse. Queste purtroppo sono mappe un po' parziali, per farne entrare un paio ho dovuto, sono mappe di brainstorming, in particolare di esplorazione. Il discorso era che una classe,
riunita in gruppi, doveva ciascuna fare un'esplorazione sui problemi legati all'effetto serra. Questa era una seconda, quindi 15 anni. E questa era effetto serra, i nomi dei gruppi, SWAG, e gli altri erano gli scienziati, quindi insegnavo fisica. E quindi che cosa facevano? In base alle 5 V, sapete, le 5 domande dei giornalisti, no? Chi, cosa, perché, quando e come, perché c'è anche 5 V più how, quindi più l'H, loro dovevano esplorare e raccogliere in una mappa le risorse, le idee che venivano loro riguardo a chi produce l'inquinamento, cosa provoca l'inquinamento, dove si può agire, quando si può agire. Insomma, hanno fatto tutti i gruppi hanno fatto queste loro mappe mentali. Qual è il vantaggio? Che sono online, quindi le hanno fatte anche da casa, hanno imparato a utilizzare degli strumenti che sono appunto digitali. Meno male che avevano già imparato, così poi se li sono ritrovati pronti in terza quando appunto facendo anche attività di scuola-lavoro, adesso PCTO. Ecco, è bene saper già collaborare. Quindi erano 5 gruppi da 5-6 persone, ciascun gruppo aveva creato la sua mappa e poi, nella mia idea, dovevamo creare un'unica mappa selezionando, mediante appunto criteri che ci eravamo dati in classe, selezionando le idee migliori. E non ci è riuscito perché non c'entravano ovviamente tutte le idee in una sola mappa, cioè non si perdeva di leggibilità. Allora abbiamo stampato il PDF delle mappe, si possono stampare, e abbiamo creato un enorme cartellone su cui poi sono stati messi tutti, selezionati tutti gli stick per scegliere le idee migliori e selezionarle. Ecco, questo è un uso di mappe mentali, un po' di gruppo e un po' anche per il lavoro di coordinamento fra tutti i gruppi, cioè di produzione della prova autentica. Questi lavori sono sfociati poi in un prezzi, anzi, in un prezzi a due classi, perché erano due classi che lavoravano contemporaneamente, però due classi diverse, un prezzi sull'effetto serra, che poi è stato condiviso con una classe di ragazze, una mia collega che era nel liceo socio-psicopedagogico in quarta, e loro, queste ragazze, hanno dato la loro valutazione esterna ai miei ragazzi di seconda, ringraziandoli perché avevano capito che cos'era l'effetto serra e che cosa implicava. Ecco, questi sono modi un po' creativi di utilizzare la mappa mentale. Di sé non è neanche tanto bella quella che hanno fatto loro. Ora ve ne faccio vedere un'altra, un altro utilizzo di mappa mentale. Quindi qui abbiamo visto il lavoro collaborativo, a più mani, a più fasi, ok? Quindi un procedimento piuttosto articolato. Qui invece è una mappa concettuale aumentata. Vedete che ci sono tutti i QR code. Questo è un lavoro fatto con una terza, anche questo qualche tempo fa, e i QR code a che cosa corrispondono? Intanto dico cos'è, spero non offendere nessuno, ma forse qualcuno non sempre sa. Quando io con il telefonino inquadro uno di questi QR code, questi quadratini bianchi e neri, ho l'accesso a qualcosa che è pubblicato in rete. Può essere un file, può essere un'immagine, può essere un sito di Wikipedia. Vi ricordate i Google Glass, gli occhiali di Google? Quelli, inquadrando il Colosseo, supponiamo, riconoscevano, invece del QR code c'era il riconoscimento di un'immagine, riconoscevano il Colosseo e immediatamente negli occhiali, insomma, in qualche modo, avevi la pagina di Wikipedia o il museo, non so che cos'altro, che ti spiegava che cos'era il Colosseo. Allora, noi qui nulla di questo, però ai ragazzi è piaciuto usare la realtà aumentata tramite questa mappa.
Praticamente abbiamo fatto per tutti un riassunto delle difficoltà trovate negli esercizi sulla cinematica. Queste sono tutte le immagini, rappresentano tutte le, in verità sono immagini animate, voi qui le vedete in PDF, ma l'avevano scelte loro. Ognuno, ogni punto è un argomento, capitolo, un sottocapitolo, un paragrafo della cinematica, e questi QR code rimandano alle foto degli esercizi svolti da parte dei gruppi. Quindi ciascun gruppo si è occupato di risolvere bene, per benino, scritto bene, eccetera, diciamo, insieme di esercizi, e poi ha pubblicato il link in questo modo. Questa mappa è stata poi stampata e appesa in classe. Chi voleva, poteva col QR code andare a vedere, tutti gli esercizi. Il compito in classe dopo non è andato particolarmente bene, cioè normale, e probabilmente il QR code, ecco, il QR code si genera tramite le app apposite. Io personalmente lo genero tramite Chrome. C'è una estensione per creare i QR code. Basta appunto inserire il link del documento che vogliamo, ricordarvi che questi sono documenti condivisi, okay? O documenti o foto, comunque qualcosa che abbiamo nel nostro repository. Quindi dovete far sì che quel documento sia in modalità visibile, non privato, perché altrimenti non è il QR code che non funziona. Ma allora, QR code scritto. Generator o reader, però nel vostro caso è bene già generator. Ok, si va dentro Chrome. Io consiglio sempre di utilizzare Chrome perché è effettivamente il browser che ha più, cioè più, è sempre molto aggiornato ed è molto elastico. Quindi poi viene creato questo piccolo simbolino, ce ne sono di tanti tipi, anche colorati, eccetera. Questi sono quelli base, basta, ne avanzano. E poi ciascuno inquadra col telefonino dove deve aver scaricato l'app QR Code Reader, cioè il lettore, e può appunto visionare file che è indicato da questo QR Code. Ok? Questo è un altro utilizzo delle mappe mentali. Concettuali, in questo caso è più concettuale che mentale, fatto anche sempre col Mind Master. Adesso ve ne faccio vedere un'altra di mappa. Questa è quella che ho fatto io per riassumere, ecco, i 5 passi della DAD. Come vedete, ecco, questa è un po' più organizzata, ho scelto le immagini, eccetera. I 5 punti, quelli che vi ho detto all'inizio, questa è la creazione dell'ambiente, questo è l'ambito della comunicazione, questo è l'ambito dei repository, quali repository esistono, eccetera. Qui si parla di videoconferenze e qui è quello che stiamo dicendo noi, è il 5º punto, quello delle idee per l'apprendimento attivo. E questi sono i 4 punti che avevamo messo, che avevo messo nell'indice iniziale. Naturalmente ho aperto questa mappa per far vedere come i nostri 4 punti, il fatto di curare l'apprendimento, è strettamente legato alla possibilità di seguire l'evolversi dell'apprendimento dei nostri studenti. Altrimenti, se facciamo solo verifiche, interrogazioni online, o peggio, gli diamo compiti in classe online, ci sono grossi problemi, ovviamente, di vario tipo. Ne abbiamo parlato nell'altro webinar, quello sulla valutazione. Primo, di autenticità. Secondo, di diverse possibilità informatiche, quindi parliamo di digital divide, non tutti hanno le stesse dotazioni, non tutti hanno la stessa rete veloce, eccetera. E poi ci sono anche, coi tempi che corrono, problemi magari familiari.
quando sono lì che fanno un compito in classe, un'interrogazione, beh, certamente noi possiamo vedere che sono tutti nelle stesse condizioni. L'aula è silenziosa, più o meno dovrebbe esserlo, e lavorano ognuno per conto proprio con calma. Se invece sono in 3 fratelli nella stessa camera, che ognuno segue la propria lezione, o c'è il papà che deve lavorare, magari sta facendo un webinar anche lui, beh, ecco, non c'è proprio la stessa condizione per tutti per fare valutazione. Quindi l'unica, ed è quello che ci stanno consigliando i nostri dirigenti, è quello di osservare proprio come si comportano, cioè come partecipano, quanto effettivamente seguono quello che noi gli proponiamo. Se proponiamo solo video registrati da studiare e poi gli mandiamo gli esercizi da rimandarci in fotografia, beh, non lo so, ecco, io insegno matematica, è una brutta materia, fra l'altro. Punto di vista, se non riesce a coinvolgerli, si annoiano, perdono di entusiasmo e quant'altro. Ok? Quindi ecco, le attività che proponiamo sono strettamente legate alla valutazione online, come d'altronde in presenza. La didattica frontale sappiamo che non è sempre pura didattica frontale, non è sempre il modo migliore di ottenere risultati poi didattici, ok? Bisogna sempre avere un momento frontale, ma anche uno cooperativo e di coinvolgimento. Quindi andiamo avanti, parlo rapidamente spesso gli alunni ecco, infatti, Caterina, è vero, gli alunni a volte non collaborano e qui bisogna avere tanta pazienza, signori, e poi li aspetteremo al varco l'anno prossimo. Promossi sì. Ma o prima o poi, se hanno raggiunto tutti gli obiettivi, almeno minimi, che devono raggiungere per la classe successiva, lo dovremo controllare, se non altro perché non saranno in grado di seguire ciò che diremo e faremo l'anno prossimo. Quindi l'unico è un discorso di maturità. Io ho visto personalmente che alcuni alunni che in classe si distraevano, non avevano voglia di fare, anche alcuni BES, invece adesso reagiscono meglio, forse anche perché non hanno il peso del confronto continuo col compagno di banco che è più veloce, che sa fare meglio, eccetera. Quindi ci sono pro e ci sono contro, ovviamente, ma non ci sono solo contro. Io credo che dobbiamo fare tesoro di questa esperienza che è un po' obbligata, perché ci può dare molte idee in seguito, anche quando finalmente torneremo a scuola. E non sarà poi una cosa facile tornare a scuola, ma non entriamo nel discorso. Quindi, ecco, per rispondere alle richieste del webinar precedente, che era proprio quello sulla valutazione, pianificare il lavoro cooperativo. Pochi punti, ma possono appunto essere rappresentativi. Intanto, individuare una problematica breve. Se vogliamo far fare un lavoro cooperativo, io avete visto, ho fatto fare quel lavoro gigantesco, però era una seconda, già lavoravamo all'inizio. Quindi sì, Silvia, possono essere abbastanza facilmente utilizzati, non ho letto tutto quanto, ovviamente a vari livelli. Io vi faccio esempi della scuola mia per far vedere esempi veri, però una mappa mentale tramite link può essere mandata anche ai bambini piccoli. Ovviamente non ci sarà l'effetto serra o ci sarà trattato in un altro modo. Ok? Allora, quindi però fatemi parlare del lavoro cooperativo perché siamo partiti un pochino tardi e quindi vi darò anche, cioè, finiremo un pochino tardi, è che tante persone non erano ancora entrate, quindi abbiamo preferito aspettare un attimo. Allora, scegliere una problematica. Qui vi sarete già letti eventualmente alcune tipologie di problematiche. Ok? Qui dobbiamo avere un'idea di contenuto del lavoro cooperativo, possibilmente stimolante. Lettura e comprensione di un testo
ovviamente adeguato all'età degli studenti, e quindi se sono bambini sarà una favola che accenda un pochino la fantasia, non un testo noioso, una favola di Rodari, allegra che sia. Se sono più grandi, ovviamente avremo testi di altro tipo. Io personalmente faccio sempre sull'osservazione dei fenomeni scientifici, faccio fare spesso anche il laboratorio in classe, laboratorio di fisica è importante. Quindi, prima l'idea e poi la formazione dei gruppi. La formazione dei gruppi è molto, molto importante. Intanto devono essere piccoli. Qui dice massimo 4 elementi, però non sempre riusciamo. Se abbiamo classi numerose, faremo anche di 5 elementi, perlomeno i miei più grandi. Poi, magari quelli più piccini, è bene che lavorino con meno dispersione. I gruppi devono essere eterogenei all'interno, cioè non il gruppo di tutti quelli bravissimi, di tutti quelli perfettamente madrelingua o quant'altro, ma devono essere il più possibile eterogenei. Però, visti dall'esterno, le diversità devono dar luogo a una certa omogeneità del gruppo nell'affrontare il problema che noi proporremo. Okay? Quindi questo è una cosa difficile da fare, difficile da mettere a punto, soprattutto con classi con tante situazioni. E la scelta potrebbe essere per interesse. Allora, certi bambini vorrebbero approfondire un aspetto di quell'argomento, altri un altro. Non so, parliamo della storia di Carlo Magno, quindi una parte di alunni desidera approfondire proprio la figura di Carlo Magno, qualcun altro tutta la parte più storica, cioè la sequenza della sua storia nell'evolversi nel tempo, qualcun altro potrà approfondire come si viveva ai tempi di Carlo Magno. Ecco, quindi anche dividere per interesse. Spesso se c'è un lavoro uguale per tutti, può essere utile fare l'aggregazione, cioè farli aggregare in maniera spontanea. Qui c'è da fare attenzione perché a volte si creano i gruppi ghetto, scusate se mi esprimo in questo modo, però quelli con cui non vuole stare nessuno. Mi è successo raramente, però a volte succede. Quindi poi lì è l'insegnante che deve un pochino intervenire e ridistribuire. Un altro modo è quello casuale, però se facciamo a caso, beh, allora come facciamo a assicurare l'eterogeneità interna e la omogeneità esterna? Quindi ecco, bisogna un pochino valutare anche da classe a classe. Al limite può decidere l'insegnante. Quindi abbiamo visto un argomento, formare i gruppi. Poi il cuore dell'apprendimento cooperativo è l'attribuzione dei ruoli. Quando abbiamo formato i gruppi, dobbiamo assegnare un ruolo a ciascuno. Perché? Perché questo responsabilizza il singolo. Possibili ruoli è un elenco interessante, ma non è esaustivo. Il coordinatore certo serve, il segretario importantissimo. Poi che cosa? Io metto spessissimo l'amico critico. L'amico critico è la persona del gruppo che guarda da fuori il lavoro come se fosse un terzo occhio, il lavoro che si sta facendo e va a spulciare un pochino se il lavoro può essere fatto meglio, se presenta delle atipicità e quant'altro. Il timer, la persona che tiene conto dei tempi. Quante volte il lavoro di gruppo non è consegnato in tempo? Ecco, se questo succede spesso, introduciamo la figura dello studente che all'interno del gruppo ricorda le scadenze, il portavoce, quello che va a esprimere il punto di vista del gruppo, per esempio nelle discussioni con gli altri gruppi. Ecco, attribuzione dei ruoli vuol dire responsabilizzare ciascuno rispetto a un aspetto del lavoro. Okay. E quindi appunto i ruoli sono le funzioni che favoriscono la gestione e il buon funzionamento del gruppo.
Ovviamente nessuno dovrà fare sempre il coordinatore e sempre il segretario, tutti dovranno a turno imparare a svolgere un certo ruolo, quindi imparare ad assumersi certe responsabilità. Quindi andiamo avanti, scusate, sono andata troppo avanti, ho premuto 2 volte. Ecco, un altro aspetto che è importante e che non sempre facciamo è il monitoraggio e la selezione delle attività poi con le quali facciamo svolgere appunto il lavoro di gruppo. Soprattutto il monitoraggio, è bene avere è opportuno mantenere, scusate, devo aprire perché è molto lungo il commento. Ok. È opportuno mantenere gli stessi gruppi anche per lavori diversi, dipende dalle classi, a volte sì, a volte è bene cambiare invece, dipende se funzionano o no, perché c'è anche l'affettività, quindi soprattutto fra le ragazze, a volte preferiscono essere insieme, io ho liceo scientifico, quindi di solito le ragazze formano un gruppo fra di loro e preferiscono che sia così. Se funziona, perché no? L'apprendimento cooperativo è apprendere insieme agli altri, apprendimento sociale, quindi non studio da solo sul libro, ma parlando e lavorando, svolgendo le attività insieme agli altri, capisco meglio, ok? Quindi apprendimento cooperativo è un apprendimento sociale che da soli sul libro non si può avere. E oggi come oggi è sempre più importante, anche nel mondo del lavoro, avremo sempre più. Cioè non avremo, abbiamo sempre più la necessità che si creino team, che si sappia soprattutto lavorare con gli altri, non tanto essere bravissimi noi personalmente, anche se questo ovviamente è utile, ma che si sappia soprattutto lavorare con gli altri. Nessuno escluso, quindi parliamo anche di inclusione, insomma adesso non posso aprire troppi, troppi discorsi. Obiettivi cooperativi, quindi che cosa dobbiamo osservare? Certo. La costruzione cooperativa dell'apprendimento, quello che abbiamo appena detto. Ciascuno può dare del suo, magari anche il bambino o il ragazzo meno interessato alla nostra materia, non portato per la matematica, per esempio, oppure che non capisce bene la lingua, eccetera. Magari all'interno del gruppo può dare un contributo importantissimo sotto altri aspetti. E questo fa aumentare l'autostima e la possibilità. Ovviamente è per ciascuno di sentirsi importante. Quindi costruzione cooperativa dell'apprendimento e poi dobbiamo abituarci a guardare anche le competenze sociali. Io questo lo sto scoprendo con la didattica a distanza. Tanti ragazzi che in classe erano silenziosi adesso si adoperano per la buona riuscita della lezione online. Si adoperano appunto perché tutti capiscano e sostengono magari anche i compagni tramite forum o altre cose. Revisione e valutazione, il quinto punto del lavoro di gruppo. La riflessione metacognitiva, come è andato il tuo lavoro? Anche ti ha soddisfatto? Anche con i più piccoli, magari possiamo dare una scheda tipo questa con le faccine, non una scheda di valutazione in cui analizza, datti un voto, no, la faccina. È andata bene, benissimo. Poteva andare meglio la faccina gialla. La rossa avrei potuto dare un miglior contributo, ho sbagliato qualcosa. Ecco, riflettere insieme al bambino o al ragazzo su come è andata, quindi sia in maniera personale, anche farli riflettere all'interno del gruppo e poi parlare del risultato finale con l'insegnante, ecco, questo è un altro degli aspetti che spesso abbiamo poco tempo per mettere in atto, ma che invece forse è più importante di tutto il lavoro precedente. Farli rendere consapevoli, capaci di autovalutarsi. Quindi daremo un punteggio globale per tutto il lavoro di gruppo, ma poi anche uno personale per le competenze sociali, ma anche eventualmente per il supporto appunto che è stato dato da ciascuno nel gruppo. Con i grandi,
so se con i piccoli è opportuno, con i grandi io faccio fare sempre alla fine un piccolo questionario con pochi punti per dire puntualità, cooperazione, collaborazione, aiuto degli altri, in cui si valutano all'interno del gruppo, ciascuno valuta gli altri. Ovviamente loro lo firmano. Ma io non dico chi ha valutato e come, ovviamente c'è il segreto, però è qualcosa che funziona, è qualcosa che è abbastanza, bisogna renderli maturi e responsabili, però è qualcosa che può funzionare. Ok, ecco, questo è quello che volevo dirvi sui lavori di gruppo e come rendere attivo l'apprendimento. Quindi quando progettiamo attività online andiamo oltre il video. Dobbiamo prevedere di dar loro dei compiti anche molto semplici, corti, perché non abbiamo modo, come in presenza, di guardarli, di girare tra i banchi, ok? Ma dividiamoli in gruppi di lavoro. Si può fare anche con Google Meet. Io lo faccio con Zoom e in Zoom posso creare direttamente le camere diversificate, ma una mia collega lo fa con Google Meet. Crea sei, nello stesso orario, crea sei conferenze differenti e in ognuna invita i gruppi che vuole invitare. Poi dà il lavoro e lei gira fra una riunione e l'altra. Ve lo rivendo perché l'ho trovato geniale. Ok, quindi Antonella ha posto una domanda, però non la vedo. Non vedo questa domanda, quindi se potete girarmela in qualche modo, c'è una domanda, l'ultima è quella sui gruppi diversi. Creare rubriche di valutazione per i lavori di gruppo, certamente è una delle, ecco, che siano elastiche. Ci può accadere più che di valutazione, direi di monitoraggio. Quali aspetti osserviamo? Non li possiamo osservare tutti. Scegliamo per quel lavoro di gruppo di guardare certe abilità sociali, certe abilità cooperative. Sono tutte le competenze trasversali, no? La capacità di lavorare con gli altri, l'imprenditorialità. Ecco, non possiamo pensare con un lavoro di gruppo di osservare tutto, non ce la facciamo, soprattutto online. Ecco. E adesso andrei avanti a darvi, abbiamo 10 minuti, quindi abbiamo cominciato 10 minuti prima. Questa slide l'ho già fatta vedere, quindi mi scuso con chi l'ha già vista. Ecco, dare spunti per esplorare ed ideare, per dare sfogo un pochino alla loro creatività. In questo sono co i quaderni cooperativi con OneNote. Questo è quello strumento, è quello viola, è l'iconcina viola OneNote di Office. Ok? A me piace molto. Questi sono lavori piccoli, anche per poterli far rientrare in una slide, fatto con le prime. Leggono un libro, più o meno quanto, L'arte della stima, e poi risolvono piccoli problemi. Ecco, queste sono le prime, quindi si abituano a lavorare su quaderni. Ho preso questa slide, spero che si veda questa immagine. Qui avete i quaderni con L'arte della stima, la prima scheda, questo funziona come un browser, la prima scheda è la mia presentazione, quindi devo dar loro una consegna. La seconda è la classe prima B e la terza è la classe prima F. Okay? Ciascuno di loro, qui adesso è aperta la scheda dei paperini metamagici, vedete qui di fianco, questo è potente come strumento collaborativo. Si chiama OneNote, ci sono tantissimi tutorial, era solo per, mi pare dalle manine che girano, che vi interessi vedere, eventualmente provarlo. Questi sono tutti i nomi dei gruppi che hanno lavorato a un piccolissimo problema. È una classe prima, lavoro delle vacanze di Natale, ripreso dopo. Ok? Vado un pochino avanti veloce. Questi sono lavori più per classi più grandi. Qui vedete questa in alto è una mappa. Anche questa è una mappa, però è creata con Prezi.
Prezi l'ho già nominato, quindi mi scuso, però è uno strumento potente per i lavori di gruppo. Anche Prezi è online, possono lavorare a più mani, quindi tutti i gruppi si sono divisi, queste specie di pallocchi grandi, e hanno per ogni argomento, quindi si sono associati per argomento, in questo caso i gruppi, e per ogni argomento hanno creato un sito online, non una presentazione PowerPoint, ma un sito online con Sway, Sway, in questo caso hanno approfondito l'ottica ovviamente, e ad ogni pallocco corrisponde un link allo Sway. Prezi a questi ragazzi è piaciuto come contenitore. Prezi è diciamo, quella presentazione online che zoom da un argomento all'altro. Ok? Vado un pochino veloce perché vi devo dire altre cose. Ecco, questo qui è un progetto collaborativo molto più ampio, sempre fatto con Prezi. Qui, come vedete, hanno cambiato lo sfondo. Questa è una foto vera che hanno fatto ed è diciamo, il resoconto di un'uscita di fisica. Anche qui ve l'ho detto che io uso soprattutto la fisica, ma anche la matematica. Però soprattutto la fisica, per questi lavori, più mirati, collegati alla realtà. Poi la matematica la usiamo per interpretare i fenomeni fisici. A ogni pallocco, come vedete, questo è un pochino più complesso, ci sono tre camere intorno alla visita, che sono i tre laboratori che hanno fatto, e ciascun laboratorio è connesso con un aspetto, un esperimento che hanno fatto in quel laboratorio. E anche qui, questa era un'altra classe, ha usato Sway, come vedete, questi sono più grandi, hanno Sway, è molto molto interessante, permette di aggiungere foto, filmati, di scrivere resoconti, è una specie, io lo chiamo un PowerPoint online, ok? Risulta più piacevole scorrere le pagine di un sito piuttosto che quelle di una presentazione. Questi sono altri aspetti, ma non ci fermo più di tanto perché vi voglio parlare di due modalità complesse per ingaggiare la classe, che sono lo storytelling, cioè raccontare una storia, raccontare quel che tu stai vivendo, e poi la webquest. Ok? Storytelling va benissimo per i più piccoli, come benissimo per i più grandi. Ovviamente le competenze sono differenti, ma sia i piccoli che i grandi devono inventare una storia, raccontare, non inventare, raccontare una storia efficace. Perché in questo modo, quando ascoltiamo una storia efficace, ci viene spontaneo credere, sospendendo i dubbi e l'incredulità. Il racconto ci prende, entra la fantasia, entra la creatività. Ovviamente dietro ci devono essere solide strategie narrative, anche capacità narrative, non tutte, cioè c'è chi sa raccontare le barzellette e chi no, ecco, questo è pure dono di natura. E poi la scelta del media design didattico, quindi del supporto digitale nel nostro caso. Vi raccomando questo sito, e questo è proprio il nome del sito, Narrare Digitale, è di Anna Laghigna, che peraltro ha anche fatto un corso per Wikiscuola, quindi la trovate nell'elenco proprio dei corsi. Comunque questo è il suo sito, è ricchissimo di esempi fatti con tanti strumenti differenti, online c'è di tutto, e lei dice, questa è proprio una frase sua, la riporto esatta e anche firmata, il digital storytelling richiede un cambio di prospettiva nel modo di lavorare in classe, da insegnamento per istruzione frontale, aggiungo io, ad apprendimento per feedback. Il bambino, il ragazzo, vede come il suo racconto è giudicato dagli altri, non giudicato perché dà il voto, ma perché piace o non piace. Allora questo, entriamo anche nella gamification, insomma, in tanti altri aspetti più ludici, questo lo spinge a fare un racconto bello, a sforzarsi di rendere accattivante la sua storia, di raccontare bene questa sua esperienza. Apprendimento attivo per, va bene, qui
ve lo potete vedere, comunicare idee, ma anche acquisire consapevolezza, memorizzare, acquisire nuovo lessico. La mia collega Anna Laghigna insegna inglese, sviluppare abilità trasversali, imparare a utilizzare i software. Per i più piccoli c'è questo, non è l'unico, però va abbastanza. Si chiama Storybird, cioè uccellino che racconta le storie. Come vedete c'è come si dice, uno schermo centrale nel quale si possono raccogliere immagini, personaggi e raccontare storie. Questo è proprio un tool online. Ce n'è un altro che è perché sì, l'ho messo dopo il webquest, poi è a metà, ovviamente non possiamo dividere tutte le cose, cioè i tool servono anche a tanti altri aspetti, anche un Padlet può diventare utile per uno storytelling volendo. Qui vi presento prima del ThinkLink si chiama, vi presento che cos'è la webquest. La webquest è un'altra modalità, lì stimoliamo con una storia che devono costruire, non una storia da raccontare, ma una storia da costruire a puntate, è la caccia al tesoro, solo che è fatta nel web. Una storia che è raccontata attraverso una mappa, questa è proprio una mappa del tesoro. Ok? Grazie Luisa, sono contenta di aver dato molti suggerimenti. Poi questo webinar appunto è registrato, quindi potete rivedere se qualcosa l'ho detta troppo veloce. La struttura. Dove dobbiamo strutturare bene lo storytelling, scusate, la webquest. Io questa la uso molto, anche lo storytelling, ma mi riesce meglio dare l'introduzione, una lista di compiti da completare. Cosa sono i compiti? E sono le tappe poi che vedremo poi sciorinate meglio in seguito. Però ecco una lista di compiti, cosa dovete fare in questa webquest? La scadenza, entro quando dovete aver terminato, ok? Grazie Alessandra. E piano piano, beh, sono tanti anni che insegno, ne ho passate di cotte e di crude per cercare di interessare i miei studenti. E soprattutto, attenzione, il metodo di valutazione. Quindi ogni webquest deve essere ben strutturata, altrimenti si perdono, altrimenti si dicono tra loro: ma che dobbiamo fare? Ah, ma che ha detto la prof? Ma quando, come, dove e perché? Ok? Ora, con la didattica online questo è più facile da tenere sotto controllo, perché possiamo utilizzare dei tool online e comunque utilizzare appunto le modalità informative che abbiamo nella classe virtuale. Ok? È importante che nessuno di questi punti sia passato, sia bypassato. Poi seguiranno tutte le tappe, ne metteremo anche 1000, ma i ragazzi prima devono sapere quali compiti sono richiesti, con quale scadenza e come saranno valutati. Non possiamo alla fine della webquest dire: ma tu non hai collaborato all'inizio e quindi ti metto un brutto voto. Deve essere tutto molto chiaro, se no si disamorano. Tante volte falliamo, no, nel cogliere il loro interesse proprio per questo. Poi altre volte falliscono loro perché non hanno voglia, ma vabbè, almeno io gliel'avevo detto e sapevano cosa dovevano fare. Ok? Quindi struttura, ecco, questo è il ThinkLink. Va bene anche per lo storytelling, però ecco, questo è ThinkLink, è un'altra app gratuita online, poi c'è la versione a pagamento. Adesso tutte queste app, col fatto del coronavirus, hanno aperto molte possibilità anche gratuite delle loro funzionalità. E questa app permette di creare percorsi di apprendimento a partire da una immagine. Questo, la mia matita 2.0, in verità è un sito, un tutorial di Astrid, forse la conoscerete, è una insegnante di religione appassionata di fotografia. Quindi lei fa cose meravigliose, ok? E
e è su Facebook, quindi la trovate dovunque. Quando leggete Tinglink Astrid, trovate sicuramente tutto quello che lei ha fatto. Allora, che modo possiamo avere di usare Tinglink? Intanto, che cos'è? Il Tinglink parte da una foto e, come vedete, su questa foto, su questa immagine, può essere anche una immagine mia personale, infatti vedete la parte di destra che è fatta proprio l'immagine dai disegni dei bambini. Però adesso analizziamo questa bella Africa. Ok, sopra l'Africa, per studiare geometria, geografia, prendo deformazione professionale con la geometria, per studiare la geografia prendo la mappa dell'Africa e metto tanti punti caldi, faccio girare l'Africa, una ricerca, una web quest, un'esplorazione a puntate tramite questi punti caldi. A ciascuno di questi punti caldi corrisponde un'immagine, un link. E il link anche a un filmato, ok? Per conoscere questo continente. Quindi posso creare una web quest. È chiaro che spiego l'Africa, però in questo modo, punto dopo punto, si seguono tante tappe, ok? Anche di questa mappa è online, si dà il link, i bambini, gli studenti, grandi o piccoli che siano, vanno al link e possono visitare tutti i punti caldi, aprirli uno per uno. Vedete sulla destra un modo di utilizzare sempre Tinglink, però per creare una storia, ok? Quindi qui abbiamo i punti caldi, sono, forse non si vedono bene perché ci sono tanti colori, sono le lettere A, B, C, D. Che cosa succede? I disegni sono fatti dai bambini. Per ogni punto si apre uno scritto. Il punto caldo B è uno scritto in cui c'è una comunicazione, un qualcosa che la maestra vuole che il bambino sappia quando pigia su questa B. Ok? A questo punto abbiamo finito. Finisco con qualcosa che ho già nominato e che però non può mai mancare se vogliamo coinvolgere gli studenti, cioè delle verifiche divertenti. Non che debbano essere tutte così, non possiamo, però il CAU, presumo che lo conosciate, quindi tutti questi bei lavori che facciamo fare, alla fine finiscono in che modo? Devono convergere nella verifica degli apprendimenti. Apprendimenti che per ora sono formativi. Col CAU invece che col questionario, ovviamente esiste anche il questionario, il CAU è un questionario online per cui la domanda appare sullo schermo del loro computer, le risposte appaiono in questi quadratini colorati, loro da casa o sul computer o sul telefonino. Sul computer purtroppo c'è un po' di difficoltà perché devono avere due finestre separate, una per vedere la domanda. Questa domanda in generale è sulla LIM a scuola, però adesso non possiamo essere in presenza, quindi bisogna un po' prepararlo il CAU di classe. Possono avere i PC con lo schermo e il telefonino per rispondere. Le risposte sono date per colore, quindi sicuramente non è attendibile come verifica sommativa perché poi magari cade la linea, si sbagliano, però ho sbagliato, ho fatto rosso invece che blu. Capita e quindi non possiamo prenderla sicuramente come verifica assoluta da cui valutare, però ci dà un'idea buona di a che punto è tutta la classe, perché con CAU si può scaricare poi il file Excel, il file di foglio di calcolo con tutti i nomi degli studenti, facciamoli entrare dentro al CAU non con gli pseudonimi, se no non ci orientiamo. Scusate, avevo dimenticato, per vedere questa schermata, quindi per far partire il gioco online, loro vanno sul sito cau.it. Mettono un PIN, quindi non c'è bisogno di iscrizione, non c'è bisogno di nulla, mettono un PIN e poi accedono appunto al gioco che abbiamo preparato. Okay? Di Quizlet non vi parlo perché abbiamo proprio sforato di tanto gli orari. Comunque Quizlet è un,
ha degli aspetti di gamification ed è un modo per lavorare con le flashcard, quindi per imparare le tabelline, i vocaboli, eccetera, è perfetto. Vabbè, ve ne parlo, ve ne sto parlando, quindi concludo, c'è Gravity. Forse qualcuno l'ha già sentito questo, ma questi due strumenti secondo me sono veramente importanti. C'è Gravity, per cui i ragazzi, i bambini prima imparano tutte le loro associazioni e poi giocano, giocano da casa, giocano quante volte vogliono, ok? Quindi se non sono soddisfatti del risultato raggiunto, hai risposto a tutto in 10 no. In un minuto e mezzo e vogliono battere se stessi, magari sono chiamati, cioè invogliati a farlo. Gravity, appunto, loro hanno un loro mondo, un pianeta, e scendono su questo pianeta tante meteoriti che contengono i vocaboli, le tabelline, le domande, insomma, tutto quello che hanno imparato in precedenza. Se non rispondono velocemente alla domanda sulla meteorite, la meteorite impatta il loro pianeta. Più di tante meteoriti non possono impattare e quindi perdono. Ecco, questo è un modo di gamification che è piuttosto utile. Anche Socrative ha degli aspetti di gamification, insomma, non sono gli unici sicuramente. Io a questo punto vi saluto con questa slide che ricorda tutta la didattica per competenza, per competenze e che fa realizzare qualcosa. Non abbiamo la bacchetta magica, ma ce la metteremo tutta, perché siamo insegnanti, siamo stanchi anche noi, adesso cominciamo un po' tutti a essere provati, però ecco, cerchiamo di finire l'anno nel miglior modo possibile, magari inventandoci di tutto e di più per coinvolgere quelli che cominciano a tentennare un pochino. Vedo tanti sorrisi, siamo stanchi noi, sono stanchi anche loro. Penso che anche i piccoli siano, io vedo i grandi, quindi figuriamoci i piccoli. Qui vi lascio la mia email e a nome di Wikiscuola vi ringrazio per averci ascoltato con tanta pazienza. Lo so che erano tante slide, però ho visto che siete rimasti. L'unica cosa che volevo dirvi è che su questa didattica DAD online abbiamo aperto apriremo il 26, domenica, si aprirà proprio un corso che riprende tanti aspetti di quelli che ho trattato io e anche tanti altri con qualche curiosità. Quindi cercate magari nei siti. Lo scopo di questo corso è un non corso, è quello di creare una comunità di scambio. Ci sarà il corso come sempre, però il tutoring sarà più attivo e soprattutto per 3 settimane, quindi la prima di maggio, la seconda di maggio, la terza di maggio, sceglieremo insieme l'argomento di webinar che faremo per il corso. Non sarà preregistrato, ma sceglieremo l'argomento insieme da approfondire, ok? Questo per gli iscritti al corso, ovviamente, perché sceglieranno loro. E con questo ho finito e spero di vedervi numerosi anche dentro al corso, perché sarebbe bello creare una piccola comunità d'apprendimento. Il corso non chiuderà dopo 3 settimane, rimarrà comunque attivo e tutti i materiali li potete trovare, tutte le specifiche di quello che stiamo dicendo. Vi ho annoiato adesso cercando di...